Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di bocce, altro weekend intenso, questa volta siamo in Verbania, la bocciofila Possaccio, dove va in scena la Coppa Italia per club, al via le prime quattro squadre del campionato di Serie A, Serie A2 e prima categoria. Per la Serie A sono state convocate la Caccialanza, Possaccio, Boville, Mosciano. Per la Serie B, Giorgione Trevillese, Confer, Metal Marche, Santa Chiara e Flaminio. Invece per la prima categoria, Sperone Neirano, Sandro De Santis, Tricase, San Cristoforo. Le eliminatorie di questa Coppa Italia per club sono iniziate già venerdì 2 dicembre e ora siamo alle semifinali. Come potete vedere, si stanno ancora ultimando le fasi di riscaldamento. Tra pochissimo ci sarà la presentazione dei due incontri che si giocheranno in contemporanea. Presentazione la farà il signor Antonini Riccardo e quindi ora direi di dare subito spazio alla regia per il primo spot pubblicitario e poi ci ritroviamo qui in diretta da Possaccio. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Intanto siamo ritornati in onda dalla bocciofila Possaccio, come vedete inquadrati la terna arbitrale. Si tratta del direttore di gara, direttore per quanto riguarda il match tra Boville e Caccialanza, direttore Ielpo Gaetano, gli arbitri Lorenzini Davide e Benzoni Gaetano. E stavo appunto dicendo che l'altro incontro sarà tra le squadre di Sperone Neirano e Possaccio, dove per il momento Sperone Neirano si è imposta per 5-3 contro la Santa Chiara e 5-1 contro la Moscianese. Bocciofila Possaccio invece ha vinto il suo match contro Capitino per 5-2, Milano si imposta per 5-1 contro Pieve Annievole e Boville Marino si imposta per 5-2 contro la San Cristofolo. Quindi le due semifinali saranno tra Sperone Neirano contro Possaccio e Milano Bocciofila Caccialanza MP Filtri contro Boville Marino Roma. Naturalmente i riflettori saranno puntati su MP Filtri Caccialanza e Boville Marino. Siamo proprio alle ultime fasi di riscaldamento e poi ci sarà la presentazione. Allora intanto abbiamo anche preso nota delle formazioni che scenderanno in campo per quanto riguarda il match dove avremo i riflettori puntati. Si tratterà per la Boville Marino il dirigente Roggi Fabio, allenatore Arcangeli Giulio, il capitano Palma Fabio, atleti Di Nicola Giuliano, Facciolo Fabrizio, Santucci Luca ed Agostini Roberto. Per quanto riguarda invece l'MP Filtri Caccialanza, il dirigente Sardella Luigi, allenatore Bracchi Dario, il capitano Luraghi Marco, Viscusi Luca, Savoretti Mirko, Luraghi Paolo, Bergamelli Massimo, Gusmeroli Tommaso e chiude questa foltissima rosa Passera Pietro. Invece per quanto riguarda il Sperone Neirano, praticamente il dirigente è il signor Antonini Gianfranco, allenatore Mazzoletti Fabio, il capitano Antonini Roberto, l'atleta Brambilla Paolo, Meroni Claudio, Prosar Pio Paolo, Rotundo Andrea, Rovelli Alessio e Vitali Fabio. Bocciofila invece di casa, la Bocciofila Possaccio, il dirigente Mazzolini Dario, allenatore Tosi Sergio, il capitano Paone Ferdinando, gli atleti Andreani Cristian, Mazzolini Roberto, Scicchitano Giovanni, Signorini Roberto e Turuani Roberto. Qui su questo match, diciamo che si disputerà le corsie 1 e 2, sicuramente daremo dei flash anche giustamente per tenere un po' aggiornato quello che sarà la finalissima di domani, che si giocherà alle ore 9 sempre qui a Possaccio. Però domani saremo in diretta solo sulla piattaforma web TV con il commento tecnico di Giorgio Macellari e di Angelo Papandrea. Quest'oggi invece siamo sì in diretta sul YouTube
di Aveglia, su Aveglia HD e anche sulla piattaforma FIB della Web TV. Quest'oggi il commento è del sottoscritto veronese Alex, il dirigente, diciamo, della regia Andrea Colognese, e alla camera Robert Francaroli. Ora vedete che un dirigente della Bocciofila Possaccio sta passando lo straccio, insomma, per tirare le corsie di gioco, quindi penso che stiamo ultimando i dettagli per gustarci questa semifinalissima. Sicuramente due belle semifinali, anche per esigenze televisive abbiamo scelto di dare spazio a MP Filtri Caccialanza e Boville, che sicuramente sulla carta è un match di cartello molto atteso. Sicuramente un altro bel match anche quello tra Possaccio e Sperone Nerano, però insomma noi abbiamo scelto di far vedere Boville e Caccialanza. Spero che il nostro pubblico numeroso sia d'accordo con questa mia scelta. Intanto ne approfitto per iscrivervi ancora al nostro canale YouTube Aveglia HD, ai nostri social Instagram e Facebook, per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. E che dire, siamo quasi pronti per gustarci questa Coppa Italia per club. Avevamo visto anche la scorsa settimana un altro weekend molto intenso di bocce, dove c'è stata la Champions League, dove ha avuto la meglio la Caccialanza di Milano. Anche lì pubblico delle grandi occasioni, come è quello di quest'oggi qui a Possaccio. Ora vedete inquadrate le bocce del team della Sperone Nerano, se non vado errato. Quindi fra poco passerò la parola a Riccardo Antolini per la presentazione delle due squadre. Tanto inquadrate le bocce dell'MP Filtri Caccialanza, formazione delle quattro squadre che si schiereranno alla corsia numero 4. Intanto facciamo il punto anche su chi dirigerà l'incontro della corsia numero 1 e 2. L'arbitro, il direttore dell'incontro sarà Lasagni Marco, e gli arbitri Maggi Moreno e Zosi Fabio. Assistente VAR Antonini Riccardo e presentatore di questa manifestazione. Tanto inquadrato Lorenzini Davide, quindi tutto pronto. Ora metto il mio microfono in muto e aprirò il microfono della Bocciofila Possaccio e cedo la parola a Antolini Riccardo.
Prego le formazioni semifinaliste di presentarsi alla corsia numero 4, che i rispettivi direttori gli comunicheranno come disporsi sulla corsia. Ripeto, tutte sulla corsia numero 4. Buon pomeriggio, bentornati al Bocciodromo di Possaccio. A breve inizieranno le due semifinali di questa Coppa Italia. Alla corsia numero 1 e 2 ci sarà l'incontro tra la Sperone Neirano e la Bocciofila Possaccio, le corsie 3 e 4 tra Boville e Caccialanza. Passiamo alla presentazione delle squadre, iniziamo dall'incontro delle corsie 1 e 2 tra Sperone Neirano e Possaccio. Per la Sperone Neirano gli atleti Vitali Fabio, Rovelli Alessio, Rotundo Andrea, Proserpio Paolo, Meroni Claudio, Brambilla Paolo, Antonini Roberto. L'allenatore signor Mazzoletti Fabio, il dirigente signor Antonini Gianfranco. Per la Bocciofila Possaccio il dirigente è il signor Mazzolini Dario. Bravo! L'allenatore signor Tosi Sergio. L'atleta capitano Paone Ferdinando. E gli atleti Andreani Cristian, Mazzolini Roberto, Scicchitano Giovanni, Signorini Roberto, Turuani Roberto. Il direttore dell'incontro è Lasagni Marco, coadiuvato dagli arbitri di partita i signori Maggi Moreno e Zosi Fabio. Corsia 3 e 4, incontro tra Boville e Caccialanza. Per la Bocciofila Boville gli atleti D'Agostino Roberto, Santucci Luca, Facciolo Fabrizio, Di Nicola Giuliano. L'atleta capitano Palma Fabio, l'allenatore signor Arcangeli Giulio, il dirigente signor Roggi Fabio. Per la Caccialanza il dirigente signor Sardella Luigi, l'allenatore signor Bracchi Dario, l'atleta capitano Luraghi Marco,
Gli atleti Viscusi Luca, Savoretti Mirko, Luraghi Paolo, Bergamelli Massimo, Gusmeroli Tommaso, Passera Pietro. Il direttore dell'incontro è il signor Ielpo Gaetano. I due arbitri di partita sono i signori Lorenzini Davide e Benzoni Gaetano. Se volete procedere allo scambio dei gagliardetti, intanto ricordo sia le formazioni che al pubblico che sarà in funzione il VAR per quanto riguarda le corsie numero 2 e numero 3. Le modalità di funzionamento sono a conoscenza di tutti gli atleti e dei dirigenti delle quattro squadre. Per quanto riguarda l'incontro tra la Sperone e Neirano e Possaccio, formazione eterna, verrà disputata la corsia numero 1, logicamente l'individuale alla corsia 2. Per la Sperone giocano Meroni Claudio, Rotundo Andrea, Antonini Roberto, formazione individuale Proserpio Paolo. Per la Bocciofila Possaccio, formazione eterna Signorini Roberto, Scicchitano Giovanni, Mazzolini Roberto, formazione individuale Andreani Cristian. Per l'incontro tra Boville e Caccialanza, formazione eterna alla corsia numero 4, logicamente l'individuale alla corsia 3. Giocano formazione eterna per Boville Palma Fabio, Facciolo Fabrizio, Santucci Luca. Formazione individuale Di Nicola Giuliano. Per la Caccialanza, formazione eterna Luraghi Marco, Savoretti Mirko, Luraghi Paolo. Formazione individuale Viscusi Luca. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Ed eccoci rientrati in diretta qui dalla bocciofila di Possaccio. Ora ci concentreremo sul match che si giocherà alla corsia numero 3, match dove vedrà schierarsi in campo Di Nicola Giuliano contro Luca Viscusi. Per quanto riguarda invece il match per la specialità terna, Palma Fabio, Facciolo Fabrizio e Santucci Luca si sfideranno contro l'Uraghi Marco, l'Uraghi Paolo e Savoretti Mirko. Ci è arrivata intanto la comunicazione che nella formazione della Boville manca il grande assente Nani Alfonso. La comunicazione che ci è arrivata a noi che ha avuto una squalifica per 15 giorni. Questa squalifica è arrivata lo scorso martedì, non sappiamo bene i dettagli di questa squalifica. Comunque, insomma, diciamo che l'assenza di Nani Alfonso quest'oggi è dovuto proprio a questa squalifica. Ora ultima tornata di prova per quanto riguarda il match tra Giuliano Di Nicola e Viscusi Luca. Per quanto riguarda l'altra semifinale, la formazione Sperone Neirano schiera per la specialità terna Antonini Roberto, Meroni Claudio e Rotundo Andrea. Individuale invece Proserpio Paolo. Proserpio Paolo si sfiderà contro Andreani Cristian. E invece la terra dello Sperone Neirano appena citata si sfiderà contro la formazione del Possaccio, Mazzolini Roberto, Scicchitano Giovanni e Scicchitano Giovanni, Signorini Roberto e Mazzolini Roberto. Quindi ritorniamo alla corsia numero 3. Ricordo che si faranno due set agli 8 punti come eravamo abituati a vedere nel campionato di massima serie. Naturalmente il risultato acquisito, il match sarà sospeso, quindi chi avrà la meglio dei 5 set si aggiudicherà il posto per la finalissima in diretta domani alle ore 9 sulla piattaforma web TV. Anche quest'oggi siamo in onda sulla piattaforma web TV, ma anche sul nostro canale, YouTube Avelia HD. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati con le nostre dirette live. Vi invito anche ad iscrivervi ai nostri social Instagram e Facebook digitando sempre Avelia HD Live. Quindi tutto pronto, si sta aspettando la corsia numero 4 per la specialità terna, ultimo giro di prova. Sta giocando la sua ultima boccia Mirko Savoretti, vedete inquadrato prontamente dalla regia di Avelia. Alle corsie 1-2 invece tutto pronto. Arbitro del match dove avremo i riflettori puntati è Lorenzini Davide. Benzoni Gaetano invece si occuperà della formazione terna e parte con la sua prima boccia in accosto Giuliano Di Nicola. Vedremo come partirà il suo primo accosto. Si gira subito su una ventina di centimetri a fianco del pallino. Luca Viscusi preferisce giocare in accosto la sua prima boccia. Un match che avevamo visto anche alla finalissima, alle Final Four a San Giovanni in Persiceto, dove aveva avuto la meglio l'MP Filtri Caccialanza, che quest'anno credo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Ha vinto anche la scorsa settimana la UEFA Champions League, quindi diciamo un buon momento per l'MP Filtri Caccialanza, che sicuramente non perderà anche questa occasione. Tanto bocciata di Nicola che colpisce, il pallino si è spostato
verso l'ultimo riquadro sul laterale sinistro. Vedete che dalla sponda laterale stacca circa una ventina di centimetri. Punto è stato conquistato da Luca Viscusi ed ora gioca in accosto Giuliano con la sua seconda boccia. Forse questa volta leggermente corto l'accosto di Giuliano Di Nicola, che si ferma a una quarantina di centimetri prima del pallino, e Luca Viscusi parte subito in attacco con il sottomano. Luca Viscusi colpisce, attenzione perché c'è un altro scarico sul pallino, dove questa volta la meglio Giuliano Di Nicola alle tavole di fondo, quindi il punto rimane a favore per la Boville Marino, un punto solo che dista una settantina di centimetri giù alla tavola di fondo. Luca Viscusi, terza boccia per lui a disposizione, si posiziona al centro della corsia, gioca ora in accosto con il mancino Luca, neo campione mondiale sia per la specialità individuale che per la specialità coppia. Accosto forse leggermente corto, quello di Luca Viscusi, che non riesce a conquistare il punto. Ora vedremo cosa penserà di fare Luca. Dichiarato la boccia del punto, forse una bocciata lenta, infatti è proprio così, bocciata lenta sul punto, colpita perfettamente. Luca mette a terra addirittura tre punti, bellissimo il suo tiro, tiro rallentato per Luca Viscusi, piazza tre punti a terra. Ora Giuliano ha due bocce a disposizione, ora gioca in accosto la sua terza boccia, forse ultima anche, mi è sfuggita forse una boccia di Giuliano Di Nicola, infatti la boccia di Giuliano era uscita in precedenza dalla corsia di gioco. Rimane corto Giuliano Di Nicola, quindi raccoglie il primo punto Luca Viscusi, quindi 1-0 per Luca Viscusi. Ricordo che il match andrà agli 8 punti, si aggiudicherà il posto per la finalissima, il primo che conquisterà la vittoria dei 5 set. Ora Luca Viscusi ha impostato il pallino verso l'ultimo riquadro della corsia. Gioca in accosto Luca la sua prima boccia. Primo accosto di Luca leggermente corto, si aggira in circa a una settantina di centimetri abbondante. Pallino impostato da Luca Viscusi verso la tavola sinistra. Ora gioca il suo primo accosto anche Giuliano Di Nicola. Giuliano conquista il punto. Si posiziona a una cinquantina di centimetri, forse abbondanti, anche Giuliano Di Nicola. Vedremo ora Luca Viscusi. Tanto formazione alterna per l'MP Filtri Caccialanza. Parte già in vantaggio per 3-0. Quindi terremo monitorati dalla nostra grafica entrambi le corsie di gioco. Ora in arrivo l'accosto di Luca Viscusi, che riconquista il punto. Dobbiamo dire insomma che il primo accosto di Luca molto corto, però si è rifatto subito con la sua seconda boccia.
Ed ora attenzione perché c'è un rimpallo sul pallino. Dopo la bocciata di Giuliano Di Nicola, il pallino si è spostato verso il centrocampo, quindi è rimasto secondo me il punto a favore di Luca Viscusi. Abbiamo intanto rivisto il replay della bocciata e infatti Giuliano Di Nicola ha costretto a giocare ora la sua terza boccia in accosto, punto decisamente molto largo. Comunque fatto sta che perde il vantaggio di boccia Giuliano Di Nicola. Ora impostato diritto per diritto, si posiziona a una cinquantina di centimetri, andrà sicuramente in bocciata Luca Viscusi. Infatti eccolo qua Luca che non ci pensa due volte, va al tiro sulla boccia del punto, colpisce, attenzione un altro scarico sul pallino per Luca Viscusi che ha avuto la meglio le tavole di fondo, quindi punto conquistato da Luca Viscusi, un punto che si aggira intorno a una ottantina di centimetri. Le bocce di Giuliano Di Nicola sono tutte quante sul laterale sinistro. Ora Giuliano ha l'ultima boccia a disposizione. Bocciata lenta di Giuliano Di Nicola, la propria boccia corta. Ha colpito e mette a terra due bellissimi punti alle tavole di fondo, o meglio un punto è sicuro, il secondo secondo me è da valutare un attimo, ma sembrano più due intanto alla misurazione Davide Lorenzini. Quindi ha colpito Giuliano la propria boccia corta, intanto chiede la visione del gioco Luca Viscusi. Non so se anche Luca potrebbe rischiare un tiro alla propria boccia corta lì sotto la tavola di sinistra. O se preferisce fare un'altra giocata. Vedremo la decisione da parte di Luca. Ha anche la possibilità di bocciare la corta. Di solito le mie previsioni non sono mai corrette, però insomma vediamo se questa volta la pensa come me Luca Viscusi. Ora prende in mano la sua ultima boccia. Deciso Luca di bocciare credo la propria boccia corta e infatti c'è l'errore. Fatto sta che comunque anche per un ripallo sul pallino i punti sono rimasti due a favore di Boville Marino, quindi parziale di 2-1. Ed ora imposterà il gioco Giuliano Di Nicola, scopriremo dove, sicuramente come vedete sul laterale destro, posizionato sulla parte corta della corsia di gioco. Giuliano taglia molto questa corsia, gioca la propria boccia da sinistra verso destra, si posiziona con il suo primo accosto a una trentina di centimetri, poco più. Va subito Luca Viscusi al tiro, colpisce Luca, attenzione perché c'è un altro rimpallo sul pallino, il gioco si allunga quasi poco dopo della linea dell'Achito, punto rimane a favore di Luca Viscusi, di nuovo in accosto ora Giuliano, seconda boccia per lui, la fa scorrere sotto la tavola di sinistra. Vediamo che si posiziona a una trentina di centimetri, poco più. Andrà di nuovo in bocciata Luca Viscusi, che ci pensa un attimo, forse si attende il campo
della terna. Infatti c'è una bocciata per Mirko Savoretti sul campo a fianco, bocciata di sottomano per Mirko che ha colpito ma ha realizzato un punto, quindi la formazione terna avanza per 4-0. Intanto Luca Viscusi, errore per lui questa volta in bocciata, ha colpito la propria boccia, ci sarà la regola del vantaggio, vedremo se Giuliano deciderà di ripristinare il gioco, almeno così sembra. Intanto vedete nella panchina di Milano Dario Bracchi concentrato con Pietro Passera, Luigi Sardella, di nuovo in bocciata ora Luca Viscusi. Luca colpito, di nuovo uno scarico sul pallino, punto è rimasto ancora una volta a favore di Giuliano Di Nicola. Abbiamo visto che in più occasioni Luca in bocciata ha mosso spesso il pallino. Intanto c'è il time out chiesto da Luca Viscusi, entra in campo Dario Bracchi, quindi time out per l'MP Filtri Caccialanza. Intanto vediamo la bocciata di Luca Santucci sul campo a fianco, dove sta avendo la meglio l'MP Filtri Caccialanza. Sugli altri campi per la formazione individuale in vantaggio alla corsia 2 la bocciofila Possaccio per 3-0, invece la corsia 1 è in vantaggio la Sperone Neirano con lo stesso punteggio, quindi di 3-0. Magari al termine di questo set proveremo a dare il punto della situazione in queste due bellissime semifinali. Da quello che si può notare in questo momento forse c'è l'unico leggero vantaggio la corsia numero 4 sulla formazione eterna, dove la formazione dell'MP Filtri Caccialanza sembra avere la meglio sulla formazione a terne della Boville Marino. Ora vedremo dopo questo time out cosa penserà di fare Luca Viscusi. Che ha la sua ultima boccia a disposizione, due ancora invece per Giuliano Di Nicola. Luca, bocciata lenta sotto la tavola di sinistra, deciso di tirare il bersaglio, colpito perfettamente Luca Viscusi, piazza due punti a terra, il primo punto dovrebbe essere a bersaglio con il pallino. Rivediamo il replay del tiro. Ora Giuliano, anche per lui visione del gioco. Ora Giuliano, dopo la visione del gioco, due bocce a disposizione per lui. Va al tiro, credo, sul primo punto, infatti è proprio così, colpito perfettamente, forse la sua intenzione era di spostare il pallino più al centro della corsia per piazzare due o tre punti a terra, non ci è riuscito con questa bocciata, comunque sia, conquista il punto Giuliano, che ora chiama il tempo, quindi anche tempo anche per le file dell'MP della Boville Marino. Entra in campo Arcangeli Giulio, che sicuramente valuteranno se provare a forzare la giocata per la conquista di 4 punti o se magari si accontenteranno di un paio. Ora vedremo cosa penserà anche Giulio Arcangeli.
ora al rientro dal timeout. Di nuovo al consulto Giulio Arcangeli e Marco Di Nicola. Giuliano a costo per lui. Gioca molto bene anche questa boccia Giuliano Di Nicola, che senza grosse difficoltà si porta a casa altri due punti, quindi per il momento vantaggio parziale per 4-1 per la Boville Marino. E ora di nuovo l'impostazione Giuliano, che imposta il pallino proprio sotto la tavola di destra, posizionato sempre sulla parte corta della corsia di gioco. Ora gioca il primo accosto Giuliano, si posiziona più o meno al centro della corsia. Gioca molto bene questo accosto Giuliano Di Nicola, la boccia è doppia con il pallino. Va il tiro Luca Viscusi. Colpisce il pallino Luca Viscusi, bocciata regolare. Aveva quindi dichiarato il pallino Luca Viscusi. Intanto chiede qualche informazione Giuliano di quanto stacca il punto di Luca Viscusi dalla tavola di fondo. Intanto sul campo della Terna si va sul parziale di 5-0 per la MP Filtri Caccialanza. Ed ora Giuliano, seconda boccia in accosto per lui. Finora ha preso molto bene le misure Giuliano Di Nicola, dovrebbe aver conquistato il punto, anche se lascia qualche spazio a Luca Viscusi, che non ci pensa due volte e va al tiro. Colpisce la boccia del punto, avete visto che l'ha portata avanti notevolmente. Riesce a conquistare due punti Luca Viscusi con questo tiro. Ora Giuliano ancora ampio margine per riconquistarsi il punto con la sua terza boccia. Si è posizionato sempre al centro della corsia, riesce a conquistare il punto anche se rimane molto corto. Tanto time out anche nelle file della Sperone Neirano, bocciata lenta di Luca Viscusi sulla propria boccia sotto la tavola di destra. Con questo tiro credo che abbia realizzato un punto solo. Ora vedremo Giuliano. Giuliano di nuovo in accosto. Vediamo se questa volta la spinta ha un po' di più. Sembra di sì, sembra girare bene, anche se rimane ancora corto. Quindi respira la MP Filtri Caccialanza, che difende questo punto alle tavole. Luca Viscusi chiede qualche informazione all'arbitro di partita. E ora Luca gioca in accosto sul laterale sinistro. Vediamo se porta a casa i due punti Luca Viscusi, che sfiora quasi l'impatto con la tavola di
sinistra. Due punti realizzati da Luca Viscusi, che si porta quindi sul 4-3, accorcia molto bene la distanza Luca. Intanto dobbiamo dare nota del molto pubblico presente qui alla Bocciofila Possaccio, davvero una tribuna gremita. D'altronde lo spettacolo è sicuramente delle grandi occasioni. Ora Luca Viscusi imposta il pallino poco dopo la linea dell'Achitto. Doppio passo per lui, con il mancino lascia il suo primo accosto tagliando tutta la corsia di gioco. Gioca molto bene Luca Viscusi la sua prima boccia, che accarezza il pallino, lo porta avanti di qualche centimetro. Boccia è doppia con il pallino, va in bocciata. Giuliano, tiro per Giuliano, colpisce pulita la boccia del punto. Vedremo la tavola di fondo chi premierà. Premia la MP Filtri Caccialanza. E ora di nuovo Giuliano, ritorna in accosto Giuliano Di Nicola nella stessa posizione di prima. Pallino è sempre sul laterale sinistro. Più o meno ha copiato la stessa traiettoria di Luca Viscusi. Giuliano però si è posizionato a una cinquantina di centimetri dopo il pallino. Intanto avete intravisto inquadrato Giorgio Macellari, che sta facendo due parole con Sergio Ripamonti. Ricordo che domani sarà in cronaca Giorgio Macellari con il commento tecnico di Angelo Papandrea in diretta sulla piattaforma web TV. Eccolo qua inquadrato dalla regia. Ora Luca Viscusi ha riconquistato il punto. Giuliano Di Nicola, terza boccia per lui. Vedremo se Giuliano riuscirà a riconquistare il punto. Abbiamo visto che in questa circostanza ci sono stati tre accosti leggermente lunghi, hanno tutti quanti oltrepassato il pallino. Intanto c'è un time out sulla corsia a fianco e Giuliano si appresta a giocare la sua ultima boccia a disposizione. Lo fa in questo istante, si è sempre posizionato tagliando tutta la corsia di destra e ora riesce a conquistare il punto. Propria boccia si aggira intorno ai 30 centimetri, poco più. Ora Luca Viscusi al tiro, vedremo se porterà avanti questa bocciata Luca per non caricare le proprie bocce. Proprio così l'ha colpita, proprio dove doveva essere colpita. Ora la rivediamo dal replay proposto dalla regia di Aveglia. Da questa inquadratura si nota sicuramente meglio. Luca ha alzato notevolmente la parabola, ha colpito perfettamente la boccia del punto ed ora ha tutto lo spazio necessario per portare a casa i due punti. Vediamo se ne approfitta Luca, potrebbe portarsi anche in vantaggio. Infatti è proprio così, si va sul 5-4 a favore questa volta di Luca Viscusi. Intanto sempre parziale di 5-0 per la formazione, per la specialità Terna, formazione che vede avanti l'MP Filtri Caccialanza. Ora c'è il tiro di Mirko Savoretti sulla corsia 4. Intanto Luca Viscusi imposta il gioco. Diamo un aggiornamento anche degli altri campi per l'individuale
La formazione del Possaccio si vede avanti per 5-2 sullo Sperone Nerano, e invece per la specialità terna Sperone Nerano avanti di 4-2 sempre sul Possaccio. Quindi per il momento c'è una virtuale parità sulle corsie 1 e 2, invece sulla corsia 3 e 4 c'è un leggero vantaggio per la Caccialanza, ma ancora presto per fare questo pronostico. Partite sono sicuramente tutte da giocare. Ora partito molto bene Luca Viscusi, va sicuramente al tiro Giuliano, tiro sulla boccia del punto, colpito Giuliano, punto rimane a favore di Luca Viscusi. Ora Giuliano gioca secondo accosto per lui, anzi scusate, la seconda boccia a disposizione per lui, la fa scorrere sotto la tavola di sinistra, si posiziona a un'ottantina di centimetri prima del pallino. Ed ora gioca Luca in accosto anche la sua seconda boccia. Questa volta taglia tutta la corsia di gioco. Vediamo che ben giocata, forse leggermente lunga la boccia di Luca Viscusi, infatti è proprio così. Vediamo se si ferma giusto in tempo per la conquista del punto. Da questa inquadratura sembra proprio di sì, infatti stecca in verticale, punto preso. Ed ora giocherà Giuliano Di Nicola la sua terza boccia a disposizione. Intanto 6-0 il parziale alla corsia 4, sempre più vicina l'MP Filtri Caccialanza alla conquista del primo set di terna. E intanto Giuliano non demorde, riconquista il punto, boccia e doppia con il pallino. Vedremo Luca Viscusi che andrà, credo, in bocciata. Chiede qualche informazione all'arbitro di partita, lo ricordo, Davide Lorenzini. Ed ora gustiamoci il tiro di Luca Viscusi. La alza ancora notevolmente Luca, attenzione perché questa volta c'è l'errore. C'è passato davvero vicino Luca Viscusi, abbiamo il replay del tiro. Passata davvero a un paio di millimetri la boccia di Luca Viscusi. E ora costretto a giocare in accosto la sua ultima boccia. Che sta arrivando ora nei pressi del pallino. Ancora leggermente lungo il costo di Luca Viscusi, quindi ci sarà sicuramente la possibilità di ripassare in vantaggio. Avrà la possibilità di ripassare in vantaggio Giuliano Di Nicola, vediamo se ne approfitterà. Gioca ora il suo ultimo accosto, sempre da destra verso sinistra. Corsie di gioco che sembrano molto scorrevoli, quindi si va sul 6-5. Questa volta però ritorna in vantaggio la Boville Marino. Quindi Boville Marino in vantaggio per 6-5. Ora in posta Giuliano. Posta nell'ultimo riquadro della corsia 3, come vedete il pallino è spostato sul laterale destro.
Ora Giuliano si concentra, è ritornato in vantaggio per questo primo set per quanto riguarda la specialità individuale. Fa scorrere ora la propria boccia sotto la tavola di destra. D'accosto ancora leggermente corto quello da parte di Giuliano Di Nicola, che lascia una settantina di centimetri a Luca Viscusi. Vedremo se ci riuscirà a conquistare subito il punto Luca. Conquista il punto Luca Viscusi, lascia ancora una 25-30 centimetri di spazio a Giuliano Di Nicola, che preferisce giocare in accosto. Può anche trovare l'appoggio sulla boccia di Luca Viscusi, decide di tagliare questa volta meno la corsia. Attenzione, perché trova l'impatto sulla propria boccia corta e c'è una regola del vantaggio. Boccia si è spostata a più di 50 centimetri e quindi c'è vantaggio di boccia nulla. Ora Giuliano va in bocciata, credo sul punto. Infatti è proprio così, ha colpito Giuliano la boccia del punto. Abbiamo rivisto il replay del tiro. Ora Luca. Ora Luca riconquista il punto. Intanto è finito il primo set sulla corsia numero 4. Ci eravamo persi di vista, ha avuto la meglio la MP Filtri Caccialanza, che ha vinto per 8-0, quindi si porta già sull'1-0 per quanto riguardano i set l'MP Filtri. Non ci sono state sostituzioni per il momento nel secondo set di Terna, quindi vantaggio MP Filtri Caccialanza per 1-0. Ed ora Luca Viscusi va al tiro. C'è l'errore però di Luca. Vediamo il replay per capire meglio quanto ci è passato vicino. L'ha lasciato la propria boccia sul laterale destro. E ora ci riprova Luca. Alza ancora notevolmente la parabola. Riconquista un altro punto prezioso. Quindi si va sul 6 pari. Di nuovo il replay del tiro di Luca. 6 pari. E ora forse avremo una tornata decisiva. Vedete anche il rammarico per l'errore fatto in precedenza. Intanto sugli altri campi, per il momento per la formazione a Terna c'è un leggero vantaggio per la bocciofila Possaccio per 5-4 contro lo Sperone Neirano. Invece per quanto riguarda la specialità individuale, parziale di 3-6 a favore di Cristian Andreani, che si sta giocando un bel match contro Proserpio Paolo. E ora Luca ha già impostato il pallino nell'ultimo riquadro. Gioca molto bene, propria boccia e doppia con il pallino. Va al tiro Giuliano,
Per il momento match in perfetta parità. Colpisce Giuliano. Attenzione perché c'è lo scarico sul pallino che va giù alla tavola di fondo. Vedremo di chi sarà il punto a favore di Giuliano Di Nicola. Vedete che la boccia di Luca Viscusi si è fermata nei pressi dell'ultimo riquadro, più o meno. E Luca gioca in accosto la sua seconda boccia, tagliando tutta la corsia di gioco. Vediamo che rimane ancora leggermente corto, riesce comunque a conquistare il punto Luca Viscusi. Chiede qualche informazione Giuliano di quanto stacca la propria boccia dalla tavola di fondo. Ed ora va il tiro sul punto Giuliano Di Nicola. Rincorsa di 4 passi per Giuliano. Colpisce dalla parte buona. Attenzione perché la boccia di Viscusi si è alzata molto dalla tavola di fondo. Realizza quindi 2 punti Giuliano Di Nicola. Chiede Luca Viscusi se sono a bersaglio. Primo e secondo punto. Mi sembrava che fosse proprio così. Tenderemo. Intanto le due bocce si sono a bersaglio. E il secondo punto è praticamente prospettiva più verso Luca Viscusi, più verso il senso del gioco. Quindi sono leggermente sfalsate le due bocce. Ora time out chiesto dalla panchina di Milano. Intanto ha vinto il primo set per quanto riguarda la specialità individuale Cristi Andreani, quindi avanti per un 7-0 la formazione Possaccio. Formazione del Possaccio che sta conducendo anche per 5-4 sulla specialità terna. Intanto è la prima tornata del secondo turno di terna. Intanto ci sono stati gli applausi per, non ho ben capito se si è portata avanti di 2-0 la formazione del Possaccio. Quindi 2-0 avanti la formazione del Possaccio, dove ha avuto la meglio sullo sperone Neirano per quanto riguarda il primo set di terna. Quindi 2-0 per il momento il parziale sull'altra semifinale. Ritorniamo alla nostra diretta, dove c'è l'accosto di Luca Viscusi. Accosto forse leggermente corto, dove lascia i due punti a terra che sarebbero i due punti del set virtuale per la Boville Marino. Ma Luca Viscusi ha ancora un'altra boccia in mano, decide di andare in bocciata sull'ultimo punto Luca Viscusi. Anzi no, scusate, ha tirato. Non ho ben capito quale sia stata la dichiarazione di Luca Viscusi. Comunque con questo errore vince il primo set per 8-6 Giuliano Di Nicola. Quindi si va in perfetta parità. Ricordo invece per il momento il parziale di 2-0 a favore del Possaccio, inquadrato per un attimo Cristi Andreani. Quindi perfetta parità, ora è già pronto Luca Viscusi a giocarsi il suo secondo set, un set molto equilibrato, dove però nel finale Luca Viscusi si è un attimo disunito e ha avuto la meglio Giuliano Di Nicola.
intanto è iniziato molto bene sempre per la Boville Marino il secondo set di Terna, in vantaggio per 4-0 in questa prima tornata. Ora pronta la risposta da parte di Giuliano Di Nicola, che credo sia riuscito a conquistare il punto. Misurazione sempre di Davide Lorenzini. Intanto time out chiesto dalla Boville Marino per quanto riguarda la specialità Terna, la corsia 4. Il punto è stato conquistato da Giuliano. Ora va il tiro Luca Viscusi, colpisce Luca, pulita la boccia del punto. Proverà sicuramente a pareggiare i conti in questo set. Ora di nuovo in accosto Giuliano, rimane leggermente corto dal pallino, comunque ha conquistato un ottimo punto Giuliano Di Nicola. La boccia dovrebbe essere sola, infatti è proprio così. Di nuovo al tiro Luca Viscusi, un'altra bocciata delicata per lui, infatti la porta avanti notevolmente, alza molto bene la parabola Luca Viscusi. Abbiamo il replay del tiro, la presa forse con il terzo rimbalzo se non ho contato male, quindi difende il punto. Intanto chiedo scusa al pubblico che da casa mi sta suggerendo che ci sono i punti invariati alla corsia numero 4, infatti mi ero fatto ingannare dal tabellone luminoso che c'è qui a Possaccio, avevano segnato i punti sbagliati e quindi chiedo scusa. Abbiamo subito ripristinato la grafica che al momento si deve ancora aggiornare, ma abbiate fede che l'aggiornamento arriverà a breve. Mi aveva ingannato l'arbitro di partita Gaetano Benzoni, lo perdoniamo per questa volta, dai. Intanto Giuliano Di Nicola non riesce a conquistare il punto, Luca Viscusi può portarsi in vantaggio con questa prima tornata in questo secondo set individuale. Vediamo che ci riesce alla grande, quindi due punti conquistati da Luca Viscusi. Che ora sta mettendo le bocce sull'apposito porta bocce come da regolamento. Imposta il pallino Luca, pallino defilato sul laterale sinistro. Siamo più o meno nella zona dell'ultimo riquadro. In accosto Luca con la sua prima boccia, sta facendo scorrere sulla tavola di sinistra. Costo forse leggermente lungo quello di Luca Viscusi, che lascia comunque una trentina di centimetri a disposizione per Giuliano Di Nicola, che prova a strappare subito il punto con la sua prima boccia in accosto. Anche lui copia la stessa strada di Luca Viscusi, però rimane corto Giuliano. Ora ci riprova Giuliano. Intanto abbiamo sentito il campanello d'allarme, quindi c'è la VAR in azione, non sappiamo su che corsia. VAR in azione, credo la corsia
numero 2. Infatti vedete inquadrato l'arbitro di partita, Zosi Fabio, chiamato al citofono dalla VAR room posizionata all'esterno della bocciofila qui di Possaccio. E intanto è già finito anche il secondo set della formazione della specialità Terna, ha avuto la meglio sempre l'MP Filtri Caccialanza, che ha vinto nettamente per 8-0 anche il suo secondo set. A breve si aggiornerà la grafica, quindi vantaggio MP Filtri Caccialanza per il momento per 2-1. Quindi ora potrebbe già, con la vittoria di questo secondo set di Luca Viscusi, potrebbe già portarsi sul parziale di 3-1 e si andrebbe al secondo tempo con un po' più di margine di vantaggio per l'MP Filtri Caccialanza, ma sicuramente parliamo piano. Tanto bocciata per Luca Viscusi, che ha colpito una grandissima boccia. Luca Viscusi, abbiamo il replay. Colpito perfettamente, ha sì spostato leggermente il pallino sul laterale destro di qualche centimetro, ma ha comunque difeso il punto. Ora Giuliano gioca di nuovo in accosto. Vediamo che forse questa volta rimane leggermente corto Giuliano Di Nicola, infatti non riesce a conquistare il punto. C'è un leggero vantaggio ora per Luca Viscusi, che ha tutto lo spazio necessario per portarsi sul parziale di 4-0. Vediamo se ci riesce. Gioca ora il suo ultimo accosto. Quindi 2 per il momento. Forse un'altra boccia a disposizione Luca Viscusi. Infatti è proprio così. Quindi per il momento 4-0 virtuale, possibilità di inserire anche il quinto punto. Quinto punto, a mio avviso, molto importante da portare a casa per mantenere un buon distacco su Giuliano Di Nicola, che ferma la boccia di Luca Viscusi. Quindi si va sul 5-0. Intanto rispondo ai molti commenti per quanto riguarda l'assenza di Nani Alfonso. L'unica informazione che ho io al momento è che è stato squalificato per 15 giorni. Una squalifica che non mi è chiara, chiedo scusa al pubblico, ma non sono aggiornato su questa squalifica, so solo che è arrivata lo scorso martedì e quindi è il grande assente di questa giornata per quanto riguarda la formazione della Boville Marino. Ma ora ritorniamo sul 5-0 per il momento virtuale in questo secondo set. Conduce Luca Viscusi, che ora ha impostato il gioco poco dopo la linea dell'acchito, ha posizionato subito un buon punto che si aggira intorno a una quarantina di centimetri, forse anche meno. Intanto è avanti anche la formazione del Possaccio su entrambe le corsie di gioco, sia nella specialità individuale sia nella specialità terna, anche lì si gioca già il secondo set. Il vantaggio per il momento è il Possaccio per 2-0. E ora Giuliano va in bocciata, questa volta sul pallino, prova ad attaccare il portacolori della Boville Marino,
si trova in svantaggio per 5-0 in questo secondo set. Quindi diciamo che è giusto l'attacco di Giuliano Di Nicola. Ora vedremo la risposta da parte di Luca Viscusi. Pallino andato giù alle tavole di fondo. In arrivo la boccia di Luca Viscusi, ben giocata, riconquista il punto senza grossi problemi. Stecca in verticale. Ora Giuliano decide anche lui di andare in accosto. Ci prova. Seconda boccia per lui. Forse Giuliano ha tagliato di più la corsia di gioco. Sembra ben giocata. Attenzione perché sfiora il pallino, si posiziona doppia. Di nuovo in bocciata ora Luca Viscusi. Questa volta Luca non l'ha portata avanti, ma l'ha colpita perfettamente. Dovrebbe aver realizzato i due punti con questo tiro Luca Viscusi. Rivediamo il replay. Quasi un tiro da biliardo, come mi suggeriscono qui al mio fianco. Ora Giuliano decide di bocciare al terzo punto. Va il tiro Giuliano, colpisce in pieno il terzo punto, rimane un punto solo a Luca Viscusi, che ora ha l'ultima boccia a disposizione. Diciamo che ha già fatto molto con questa bocciata Giuliano Di Nicola, ha salvato il salvabile. E ora Luca, doppio passo sempre per lui, rilascia sul sinistro con il mancino la sua ultima boccia. Sembra ancora ben giocata la boccia di Luca Viscusi, che si ferma giusta in tempo. Due punti, si va sul 7-0. MP Filtri caccia lanza, potrebbe andare alla pausa del primo tempo sul parziale di 3-1, manca un solo punto per Luca Viscusi, che ora imposta il gioco sempre dopo la linea dell'acchito. Siamo quasi nella zona dove c'è proprio l'inizio dell'ultimo riquadro, sempre della corsia numero 3. Ora in arrivo la boccia di Luca, l'ha fatta scorrere sul laterale sinistro. Primo accosto di Luca, si aggira intorno a una quarantina di centimetri, poco più. E allora ora in accosto Giuliano, considerazioni random, ben giocata questa volta la boccia di Giuliano, che non demorde, prova a rimanere in corsa in questo secondo set. Ora Luca Viscusi che è avanti per 7-0. Alza ancora leggermente la parabola Luca Viscusi, c'è uno scarico sul pallino. Attenzione perché la tavola di fondo dovrebbe aver premiato ancora una volta il portacolori dell'MP Filtri Caccialanza. Pallino dato giù alle tavole di fondo, vediamo ora da questa inquadratura. In arrivo ora
l'accosto di Giuliano, che ha conquistato il punto. Ora Luca Viscusi taglia tutta la corsia di gioco, questa volta si posiziona sul laterale sinistro. Forse a costo leggermente corto quello di Luca, infatti non riesce a conquistare il punto questa volta Luca Viscusi, quindi respira Giuliano Di Nicola. Ora Luca taglia tutta la corsia. Questa volta Luca sfiora la penultima boccia giocata, conquista un ottimo punto perché credo che l'abbia anche coperta, oppure forse Giuliano la vede tagliando tutta la corsia di gioco. Ora va il tiro Giuliano sul secondo punto, colpisce perfettamente e riesce a conquistare il punto. Altro tiro da biliardo, quello realizzato da Giuliano Di Nicola. Abbiamo rivisto il replay del tiro. Ora Giuliano ha la possibilità di portarsi a casa il secondo punto, vediamo se ci riesce. Forse rimane leggermente corto Giuliano, quindi un punto solo realizzato da Giuliano Di Nicola, si va sul parziale di 1-7. Per il momento sempre avanti la formazione del Possaccio su entrambe le corsie di gioco negli altri due set, quindi lì c'è la possibilità che lì il Possaccio si porti nella finale del primo tempo sul parziale di 4-0. È ancora presto per dirlo, però insomma le aspettative sono buone. Ora 7-1, a breve arriverà l'aggiornamento dalla grafica. Giuliano in posta corto sulla tavola di destra, boccia di Giuliano si piazza a un 30 cm poco più dal pallino, forse anche qualcosina meno. Vediamo che si prepara il tiro Luca Viscusi, bocciata lenta per lui. Colpisce perfettamente Luca Viscusi, che si ferma sul gioco. Ora vedremo se Giuliano Di Nicola partirà subito con il pallino. No, aspetta un attimo. Gioca in accosto la sua seconda boccia, ben giocata ancora una volta. Attenzione perché sfiora il pallino. Si posiziona sempre a una ventina di centimetri. Ora vedremo Luca Viscusi, che gioca anche lui in accosto, giustamente ha anche l'appoggio sulla boccia di Giuliano. La rilascia in questo istante. Gioca molto bene Luca, riconquista il punto. La boccia di Luca Viscusi è doppia con il pallino. Credo che abbia dichiarato il pallino Giuliano Di Nicola. È proprio così, colpito, però il pallino è tornato lì indietro, quindi giocata nulla, credo. Infatti è proprio così, quindi tutto da rifare. Si salva Giuliano Di Nicola con questo tiro. Tanto, se non vado errato, dovrebbe essere arrivato anche il presidente Marco Giulio De Santis. Ora Giuliano riposiziona le bocce sul portabocce. Ne approfitta Luca per dissettarsi un attimo. Imposta sempre
posta sempre corto Giuliano, si posiziona a un metro dalla tavola di sinistra. Primo accosto di Giuliano, leggermente corto, si ferma una quarantina di centimetri prima del pallino. Vedremo la risposta da parte di Luca Viscusi. Luca gioca molto bene il suo primo accosto, accarezza il pallino, lo porta avanti di qualche centimetro. Ora vedremo se Giuliano andrà al tiro sul punto. Penso sia proprio così. Infatti ha colpito la boccia del punto, il pallino è tornato indietro ancora di qualche centimetro. Difende il punto Giuliano Di Nicola, un punto che si è allargato notevolmente visto il rimpallo sul pallino. Ora per Luca Viscusi più facile riportarsi alla conquista del punto. Esegue perfettamente questo suo accosto. Ci sono una trentina di centimetri e dobbiamo notare che Luca Viscusi ha anche coperto leggermente la visuale sul pallino, però si vede quel tanto che basta e lo colpisce Giuliano, porta i due punti a terra alle tavole di fondo, primo punto che si aggira intorno a una trentina di centimetri, poco più. Invece secondo punto, come vedete, defilato sotto la sponda di destra, tanto inquadrato presidente Marco Giulio De Santis. Va il tiro Luca Viscusi, colpisce la propria boccia corta, vediamo se riesce a conquistare il punto con questo tiro, sembra proprio di sì, infatti conquista il virtuale ottavo punto a terra. E ora all'ultima boccia Giuliano, quindi importante per Giuliano colpire questa boccia e c'è l'errore, quindi finisce anche questo secondo set dove ha avuto la meglio Luca Viscusi per 8-1, quindi pareggia i conti Luca Viscusi. La MP Filtri Caccialanza si porta sul parziale di 3-1, quindi ora do linea alla regia, breve spot per noi, poi ci ritroviamo in diretta qui dalla bocciofila di Possaccio. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Thank you.
Thank you.
E allora si è concluso anche il match di Terna, secondo set, dove ha avuto la meglio il Possaccio per 4, scusatemi, dove si è aggiudicato per 8-0 il secondo set di Terna. Quindi finisce il primo tempo sul parziale di 4-0 tra Possaccio e Sperone Milanino. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Allora ritorniamo in diretta dalla bocciofila Possaccio, dove si stanno ultimando le fasi di riscaldamento, ovvero l'andata e ritorno. Vedremo in scena alla corsia numero 3 per la Boville Marino Palma Fabio e Facciolo Fabrizio contro l'Uraghi Paolo e Savoretti Mirko. Alla corsia 4 invece si sfideranno per la Boville Marino Di Nicola Giuliano e Santucci Luca contro per la MP Filtri Caccialanza l'Uraghi Marco e Viscusi Luca. Anzi, ho invertito le corsie di gioco. Corsia 3 per l'Uraghi Viscusi, corsia 4 invece per Savoretti e l'Uraghi. Quindi praticamente ho invertito le corsie. Purtroppo anche la diretta gioca questi scherzi. Altro parziale sempre di 4-0 per quanto riguarda la bocciofila Possaccio, avanti 4-0 sulla Sperone Neirano. Noi rimarremo aggiornati sul primo set di coppia, sempre che si giocherà alla corsia numero 3. E intanto ascoltiamo la chiamata in campo di Antolini Riccardo. Anzi, non c'è stata nessuna chiamata in campo, è già iniziato il match alla corsia numero 3. Prima bocciata ora per Marco Luraghi. Intanto abbiamo sistemato la grafica che era rimasta non aggiornata. Primo match, dobbiamo dire, questo primo set è già iniziato da qualche istante. Inquadrato Santucci Luca. Che ora sta valutando il da farsi. Santucci Luca in coppia con Giuliano Di Nicola, dove ha praticamente fatto pari, insomma pareggiato i due set per quanto riguarda l'individuale. Invece per quanto riguarda, scusatemi, Giuliano Di Nicola, invece un Luca Santucci, dove è stato schierato nella specialità terna insieme con Fabio Palma e Facciolo Fabrizio, dove hanno però avuto due sconfitte, hanno subito due sconfitte dalla terna composta da l'Uraghi Marco, l'Uraghi Paolo e Savoretti Mirko. Quindi una specialità terna per la Boville da dimenticare, che ora proverà a trovare riscatto nelle partite a coppia. Ora va al tiro Luca Santucci, bocciata sul pallino, c'è l'errore e quindi bocciofila Caccialanza potrebbe portarsi avanti già sul 2-0, ma forse Luca Viscusi con questo accosto proverà a spostare il pallino avanti quel tanto che basta per portarsi a casa anche i tre punti, almeno questo è quello che ho interpretato. Quindi parte la prima tornata di gioco con i primi due punti conquistati da MP Filtri Caccialanza, che si trova avanti di 3-1 per quanto riguarda il punteggio di 7. Poi proveremo anche a capire la formazione del Possaccio, del Sperone Irano, come giocherà a coppie. Allora credo sia stato impostato il pallino da parte di Luca Viscusi nei pressi dell'ultimo riquadro. Primo accosto piazzato da Luca Viscusi, che si aggira intorno a una
quarantina di centimetri, poco più, e buona subito la prima risposta da parte di Giuliano Di Nicola, che conquista il punto. Conquista il punto Giuliano Di Nicola. Di nuovo in accosto Luca Viscusi. Che però non riesce a conquistare il punto, quindi rimane. Intanto ascoltiamo la chiamata in campo per i primi 4 set, il punteggio di 4-0 per Possaccio. Alla corsia numero 1 per Possaccio giocano Signorini Roberto, Scicchi Tano Giovanni, corsia numero 2 Andreani Cristian, Turuani Roberto. Per Asperone Neirano corsia numero 1 Meroni Claudio, Rovelli Alessio, corsia numero 2 Proserpio Paolo. E Brambilla Paolo. Tanto abbiamo sentito le chiamate in campo. Signorini Roberto e Scicchi Tano Giovanni si sfideranno contro Meroni Claudio e Rovelli Alessio. E invece Andreani Cristian e Turuani Roberto della Possaccio si sfideranno contro Proserpio Paolo e Brambilla Paolo. Quindi questo è per quanto riguarda l'altra semifinale che si sta giocando. Ricordo, altra semifinale avanti per 4-0, comanda la bocciofila Possaccio. Noi ritorniamo al nostro match live sulla corsia numero 3, dove ora c'è una bocciata di Giuliano Di Nicola, che ha colpito il bersaglio dichiarato, conquistando così 3 punti. Quindi si porta in vantaggio la Boville Marino per 3-2. Ora breve consulto con Luca Santucci. E Giuliano si appresta a giocare in accosto, anzi si appresta ad impostare il gioco, lo vedete proprio in questo istante, lascia il pallino, gioca più o meno nei pressi della linea della Chitto. Gioca il primo accosto Giuliano, molto bene, ravvicinato sul pallino il suo primo accosto. Vedremo la risposta da parte del capitano Marco Luraghi, che va al tiro, una bocciata quasi semilenta, riesce a colpire il bersaglio dichiarato, conquista il punto con questa bocciata. Ed ora di nuovo in accosto Giuliano Di Nicola, che gioca il suo secondo ed ultimo accosto, si posiziona esattamente nello stesso punto di prima, questa volta rimane leggermente corto sul pallino, punto che si aggira intorno a una cinquantina di centimetri. Va il tiro Marco Luraghi, altra bocciata lenta per lui, colpisce senza grosse difficoltà Marco Luraghi, sicuramente ha conquistato un punto, sicuramente, infatti uno solo. E intanto altro errore per Gaetano Benzoni, che ha di nuovo segnato un punto
sbagliato la corsia numero 4 e quindi mi fa commettere l'errore nella grafica, chiedo scusa. 2-0 comanda la Boville Marino alla corsia numero 4. Ora intanto c'è stato tiro da parte di Luca Santucci, ha colpito il pallino e il gioco si è spostato alle tavole di fondo. Come vedete, due punti realizzati per la Boville Marino, primo punto molto ristretto a bersaglio con il pallino stesso, secondo punto che si aggira intorno a una settantina di centimetri. Ed ora Luca Viscusi, bocciata morbida per Luca sul punto, colpisce perfettamente Luca Viscusi, un altro magnifico tiro eseguito da Luca che strappa il punto. Quindi altro punto conquistato per la MP Filtri Caccialanza. Ora consulto tra Luca Santucci e Giuliano Di Nicola. Intanto rinnovo i complimenti, anzi ti ringrazio per i complimenti a Walter. Ora va Luca Santucci, colpisce la boccia del punto, però rimane tutto invariato. Ora Luca Viscusi gioca la sua ultima boccia a disposizione, possibilità di inserire il secondo punto, anche se lo spazio è davvero ristretto giù alle tavole di fondo. Infatti trova l'impatto sulla terza boccia del punto, si va in perfetta parità, tre pari è il parziale della corsia 3. Intanto sono iniziati i match anche sull'altra semifinale, dove si gioca la corsia 1 e 2, dove purtroppo riesco a dare qualche risultato a voce, non abbiamo la grafica disponibile per l'altra semifinale in corso. Gioca un'altra buona boccia in accosto Luca Viscusi, vedete che supera il pallino di una ventina di centimetri. Ora vedremo la risposta da parte della Boville Marino. Giuliano Di Nicola si posiziona al centro della corsia, gioca la sua prima boccia in accosto, la fa scorrere sulla tavola di destra, punto è preso. Ora Marco Luraghi in bocciata. Ricordo che il match di domani mattina, la finalissima, si giocherà alla corsia 2 e 3. Ora bocciata per Marco Luraghi, colpita perfettamente. Quindi mi riallaccio al discorso della corsia 2 e 3. Volevo dire che domani mattina saremo più precisi con il nostro standard delle riprese. Oggi abbiamo fatto il possibile per farvi vedere queste semifinali. E intanto altro buon accosto, quello da parte di Giuliano, che riconquista il punto. E ora Luca Viscusi gioca in accosto, quindi difende con l'accosto l'MP Filtri Caccialanza.
forse la fa scendere un po' troppo questa boccia Luca Viscusi, era giusta l'intenzione nell'appoggiarsi al punto. Attenzione buona però, realizzazione meno per Luca Viscusi. Ora ci riprova il capitano Marco Luraghi. Bene giocata la boccia di Marco, rimane leggermente corto. Ora Santucci Luca, due bocce per lui, spazio davvero ristretto, vediamo quanti punti potrà portarsi a casa la corazzata della Boville Marino. Gioca molto bene Luca Santucci ma rimane corto, molto corto. Tanto bocciata di Mirko Savoretti sul campo numero 4. Travisto anche in bocciata Cristian Andreani. E ora Luca Santucci è pronto per rilasciare la sua ultima boccia in accosto. Taglia tutta la corsia di gioco. Trova un leggero impatto con la propria boccia corta. Attenzione perché no, non è riuscito a inserire il secondo punto Luca Santucci. Quindi si va sul 4-3 in questo primo set di coppia. Per il momento partita molto viva, molto equilibrata. 2-1 per il momento il parziale sul campo a fianco, sempre nel primo set di coppia. Di nuovo Giuliano Di Nicola. Gioca un buon primo accosto. Piazza la sua boccia a una trentina di centimetri. Si gioca davvero a un buon livello, perlomeno questo fino a questo punto. Risposta da parte di Luca Viscusi che taglia di più la corsia di gioco, forse dovuta anche all'accosto mancino di Luca Viscusi. Non riesce però a conquistare il punto, leggermente corto. Luca Viscusi con questo suo primo accosto costringe al tiro Marco Luraghi, il capitano dell'MP Filtri Caccialanza. Colpisce Marco, attenzione perché trova anche l'impatto sulla boccia di Luca Viscusi, riesce comunque a realizzare due punti anche se leggermente larghi. Quindi due punti conquistati per il momento per l'MP Filtri Caccialanza. Avanti di 3-1 invece la Boville Marino, la corsia 4. Ora Giuliano, altro buon accosto per lui. Si posiziona sempre una trentina di centimetri. Di nuovo Marco Luraghi al tiro. Bocciata per Marco, questa volta la alza un po' di più. Trova lo stesso un leggero impatto sul pallino che forse lo fa avvicinare. Già Santucci. Anche per lui gioca con il mancino. Gioca un ottimo accosto. Boccia credo sia doppia con il pallino, ma giustamente Luca Viscusi preferisce giocare in accosto. Soliti due passi per lui. Taglia tutta la corsia. La fa scorrere la propria boccia sul laterale sinistro. Forse rimane leggermente corto Luca Viscusi, comunque ha stretto un po' sul gioco. Il secondo punto si aggira intorno a una trentina di centimetri, poco più. Vedremo se Luca Santucci riuscirà a inserire il secondo punto. È proprio così,
Quindi Boville Marino avanti per 6-3 in questa prima tornata di coppia. Di nuovo Marco, scusatemi, Giuliano Di Nicola. Ne approfitto per salutare il fratello Marco che avevo appena citato. Giuliano in posta nell'ultimo riquadro, sempre spostato sul laterale sinistro quanto riguarda la direzione di gioco. Pallino spostato sul laterale sinistro. Gioca il primo accosto Giuliano. Finora buona la prestazione da parte di Giuliano. Intanto c'è il time out chiesto dalla panchina di Milano. Intanto ne approfitto ancora per ricordare una volta che l'assenza di Nanni è dovuta al fatto di una squalifica comunicata dalla federazione lo scorso martedì. Le cause non le sappiamo, o meno io non le so le cause, quindi l'unica assenza di Nanni Alfonso è dovuta a questa squalifica comunicata martedì scorso dalla Federazione Italiana Bocce. Ricordo inoltre che siamo in diretta sul nostro canale YouTube Aveglia HD e anche sulla nuova piattaforma sulla web TV, su Top Bocce Live, canale interamente federale. Domani l'esclusiva sarà soltanto sulla piattaforma web TV con il commento tecnico di Giorgio Macellari e di Angelo Papandrea. Ora, dopo il time out chiesto dalla panchina di Milano, gioca in accosto Luca Viscusi. Vedremo se l'MP Filtri proverà ad accorciare la distanza per quanto riguarda il primo set di coppia alla corsia numero 3. Un avvio leggermente affannoso per la squadra più titolata del momento. Ora va sul pallino Marco Luraghi. Errore però per Marco. Momento un po' di defiance per l'MP Filtri Caccialanza. Rivediamo il replay dell'errore di Marco Luraghi, passato un po' sul laterale sinistro. Però si rifà subito sotto. Marco Luraghi conquista il punto colpendo il pallino con la sua seconda boccia. Il gioco va alle tavole di fondo. Pallino stacca circa 13 centimetri. Ora il consulto Luca Santucci e Giuliano Di Nicola, che sembra quasi invitare proprio compagno a chiudere gli occhi e provare a colpire questa boccia. Infatti Luca Santucci esegue perfettamente il tiro, però la colpisce troppo piena. Rimane il punto a favore dell'MP Filtri Caccialanza. Attenzione, perché ora la boccia della Boville Marino è proprio appoggiata alla tavola di fondo, quindi anche colpendo il punto si potrebbe andare ad impattarsi con la propria boccia. Intanto applausi per la bocciata sul campo a fianco di Palma Fabio. E di nuovo Luca Santucci al tiro sul punto, colpisce quello lì, avete visto, c'è stato il rimpallo anche sul pallino che si è alzato notevolmente dalla tavola di fondo. Ha comunque conquistato due punti importanti la Boville Marino, perché c'è il virtuale set a terra. Ed ora Luca Viscusi ha l'ultima boccia in mano, ma si attende il tiro di Mirko Savoretti sulla corsia a fianco.
dall'impugnatura di Mirko Savoretti, credo che vada per il sottomano, infatti è proprio così. Ha colpito Mirko, avete visto da questa inquadratura larga sul campo numero 4, bellissimo il tiro di Mirko Savoretti che ha messo a terra due punti, ma rimaniamo concentrati sulla corsia 3 dove è una tornata un po' importante per la Boville Marino. Luca Viscuse sicuramente riuscirà a conquistare il punto, invita già il tiro Luca Santucci, infatti Marco Di Nicola non ci pensa due volte, possibilità di chiudere per la Boville Marino, va il tiro Marco Di Nicola, anzi scusate Giuliano Di Nicola, ha colpito leggermente il punto, dovrebbe aver infatti si è aggiudicato i due punti, quindi vince questo primo set la Boville Marino, quindi vince Giuliano Di Nicola e Luca Santucci il primo set di coppia per 8-3, quindi si accorciano le distanze per quanto riguardano i set 3-2, accorcia la Boville Marino, ma attenzione perché c'è un altro tiro importante di Mirko Savoretti sulla corsia a fianco, altra bocciata di sottomano per Mirko che ha colpito, non sappiamo però se ha colpito la boccia corretta, ma intanto andiamo per il nostro secondo set di coppia sempre tra Giuliano Di Nicola e Santucci Luca contro Luraghi Marco e Luca Viscusi. Primo set di coppia finito per 8-3 a favore della Boville Marino. Ora ha conquistato subito il punto, attenzione perché c'è già uno scarico di Luca Santucci sulla boccia di Luca Viscusi, quindi rimane il punto a favore di MP Filtri Calcialanza, non credo che partino già sul pallino la Boville Marino, o forse sì, ci sta pensando un attimo Luca Santucci e Giuliano Di Nicola, iniziato questo secondo set di coppia dove la posta in palio è tanta, va sul pallino Luca Santucci, l'atleta senese va al tiro, colpisce il pallino Luca Santucci, posiziona tre punti alle tavole di fondo, primo e secondo punto più o meno a una distanza simile, si gireranno intorno a una 80 di centimetri. Tanto parità sulla corsia 4, 3 pari, invece si sta avvicinando l'ora della finalissima per la bocciofila Possaccio che è avanti sulla coppia dove sta giocando Turuani Roberto. In coppia con Andreani Cristian stanno vincendo per 7-0 contro Proserpio Paolo e Brambilla Paolo, quindi Possaccio a un passo dalla finalissima, si giocherà domani mattina credo alle ore 9. Torno alle ore 9:15. Tanto bellissima bocciata per Marco Luraghi che riesce a conquistare un punto, la boccia di Marco è sola con il pallino. Ora pensano di bocciare al quarto punto la corazzata della Boville Marino.
Ora va Giuliano, colpito la propria boccia. Altra giocata da biliardo per Giuliano, che conquista il punto. Forse avete visto la smorfia anche del capitano Marco Luraghi, che magari non se l'aspettava un tiro così da parte di Giuliano Di Nicola. Intanto ora sta prendendo un po' di tempo Luca Viscusi, aspetta istruzioni da parte del proprio capitano. Gioca in accosto Luca Viscusi. Vediamo come sarà la prima tornata per l'MP Filtri Caccialanza. Vediamo una leggera visuale impallata dall'arbitro di partita, ma Luca Viscusi riesce a conquistare un ottimo punto alle tavole di fondo, quindi prima tornata positiva per l'MP Filtri Caccialanza, che si aggiudica il primo punto in questo secondo set di coppia. Ha già impostato il gioco sul laterale destro. Posta corto l'MP Filtri Caccialanza. Finisce il match alla corsia numero 1 e 2. Vince quindi la Possaccio. Si qualifica per la finalissima che si giocherà domani. Scopriremo se contro Boville o contro Caccialanza. Quindi prima finalista di questa Coppa Italia per club, la Bocciofila Possaccio, quindi Bocciofila di casa, che avrà tutto il pubblico a suo favore domani mattina alle ore 9:15 in diretta sulla Web TV federale, con il commento tecnico di Giorgio Macellari e Angelo Papandrea. Ora rimaniamo concentrati su questi match di coppia, dove sta avendo la meglio la Boville Marino. Ora gioca un ottimo accosto Giuliano. Ci sono io circa 15-20 centimetri di posto. Marco Luraghi colpisce perfettamente la boccia del punto. Ora di nuovo Luca Santucci in accosto. Gioca molto bene anche Luca Santucci questa sua prima boccia in accosto, forse leggermente corto, comunque è riuscito lo stesso a conquistare il punto. Parziale sul campo 4 di 6-3 a favore sempre della Boville Marino, quindi Boville Marino che potrebbe pareggiare i conti, portarsi su 3 pari sempre nel primo set di coppia che si sta giocando la corsia 4. Ora servirà l'intervento del direttore d'incontro, signor Jelpo Gaetano, alla misurazione con il giovane Lorenzini Davide. Tanto finché c'è questa misurazione in corso, è stato chiamato il tempo per la Boville Marino, la corsia numero 4, anzi no, il tempo per l'MP Filtri Caccialanza, tratto Dario Bracchi. Ora il punto è stato conquistato da Luca Santucci. Vedremo quale sarà la decisione per Marco Luraghi, che va al tiro
sul punto, si è messo tutto in diagonale, colpisce perfettamente, colpisce anche l'altra boccia della corazzata della Boville Marino. Ora Giuliano invita al tiro sul pallino, si posiziona diritto per diritto, Luca Santucci colpisce il pallino, porta alle tavole di fondo, non so se ha, se è riuscito a conquistare il punto. Gesto da parte di Marco Luraghi, l'avete visto, fatto cenno che è preso il punto. Ora tutto nelle mani di Luca Viscusi. Sistema la pedana di gioco Luca Viscusi, che attende l'accosto da parte di Mirko Savoretti sul campo a fianco. Tanto ancora una misurazione per Davide Lorenzini. Bocciata di volo intanto per Mirko Savoretti, che piazza a terra tre punti sul campo a fianco. Intanto, se riusciamo, finché Luca Viscusi gioca in accosto, se riusciamo a spostarci sulla corsia numero 4, dove c'è intanto il time out chiesto dalla Boville Marino. Intanto sta arrivando l'accosto di Luca Viscusi. Attendiamo ancora un istante prima di spostarci alla corsia 4, dove c'è una bellissima tornata in corso, dove sta avendo forse un attimo di defiance la Boville Marino, che ha chiesto l'intervento di Giulio Arcangelo, quello lì, il time out chiesto appunto da Palma Fabio Facciolo Fabrizio. Ci sono tre punti a terra molto ristretti per l'MP Filtri Caccialanza. Ora il capitano Palma Fabio, vedremo che cosa deciderà di fare. Tre punti a favore dell'MP Filtri Caccialanza a terra, per il momento parziale di 6-3 per la Boville Marino. Pallino colpito perfettamente da Palma Fabio, che va alle tavole di fondo. Vediamo quanti punti avrà conquistato Fabio Palma. Attenzione, perché c'è la possibilità che chiudano il match. La corsia 4, il portacolore della Boville Marino. Intanto parte l'attacco sul campo a fianco, Luraghi Marco. Parziale di 1 pari. Diciamo che si sta un po' animando questa semifinale. Mirko Savoretti intanto va alla visione del gioco, ma rimaniamo concentrati sulla corsia 4, dove si può chiudere primo set di coppia questa tornata. C'è la possibilità ora. Mirko Savoretti va alla visione del gioco, si consulta con la propria panchina. L'arbitro del match è Gaetano Benzoni. Due bocce ancora nelle mani della Boville Marino e una sola boccia in mano per Mirko Savoretti. Punti credo che siano due a fondo tavola per la Boville Marino. Non so quale sarà la scelta da parte di Mirko Savoretti, che credo abbia dichiarato la boccia del punto. Infatti è proprio così, quindi bocciata sul punto da parte di Mirko Savoretti. Bocciata molto importante questa per Mirko. C'è stato l'errore però sul tiro da parte di Mirko, quindi vince questo primo set di coppia la formazione Palma Fabio e Facciolo Fabrizio, vinto contro Luraghi Paolo e Savoretti Mirko. Corazzata della Boville Marino che si è imposta per 8-3, quindi per il momento c'è il virtuale pareggio, tre pari, quindi tutto aperto in quest'altra semifinale. Ritorniamo alla corsia 3,
dove si sta giocando già il secondo set di coppia. Per il momento parziale di parità, quindi tre pari, formazioni rimangono invariate. Conquista il punto Luca Viscusi e ora vedremo la risposta da parte di Luca Santucci, che va al tiro forse di sottomano. Luca Santucci, anzi non sembra, infatti bocciata di sopramano per Luca, colpisce il punto. Attenzione perché c'è un possibile rientro da parte della boccia di Luca Viscusi, che invece si ferma giusto in tempo, quindi riesce a conquistare il punto la Bovide Marino. Ma Luca Viscusi ancora una boccia in mano, potrebbe aggiudicarsi un altro punto prezioso l'MP Filtri Caccialanza. Infatti è proprio così, si va sul 2-1. Dobbiamo dire che sono entrambi set importanti, perché o si va al pareggio o una delle due può vincere, quindi si sta alzando anche l'intensità di gioco e dobbiamo dire che aumenta anche il brusio da parte del numeroso pubblico presente qui alla Bocciofila Possaccio, davvero una tribuna molto gremita. In accosto Luca Viscusi, pallino impostato nell'ultimo riquadro della corsia di gioco sul laterale destro, lascia una sessantina di centimetri a disposizione Luca Viscusi a Giuliano, che gioca ora la sua prima boccia in accosto. Vediamo che sembra ben giocata, la forza c'è e anche la traiettoria, avete visto che è passata tra la boccia del punto e la sponda laterale destra. Realizza un ottimo primo punto la Bovide Marino, va al tiro Marco Luraghi, altra bocciata di sottomano per Marco. Attenzione perché c'è l'errore, però errore per il capitano. Ora forse tenteranno l'accosto gli alfieri dell'MP Filtri Caccialanza. Anzi no, ci riprova Marco. Questa volta bocciata di sopramano sul punto, colpisce Marco. Riesce a difendere il primo punto giocato da Luca Viscusi. Ora chiedono l'intervento del CT, il portacolori della Bovide Marino, quindi entra in campo Giulio Arcangeli. Sul campo a fianco si è portato a casa il primo punto l'MP Filtri Caccialanza nella prima tornata del secondo set di coppia. Imposta subito molto bene Paolo Luraghi, anche se forse è rimasto leggermente corto il primo accosto di Paolo, è sempre in traiettoria sul pallino, vedete da questa inquadratura. Ora c'è pronta la risposta da parte di Facciolo Fabrizio, quindi sicuramente un match da cardio palma. Facciolo Fabrizio intanto conquista il punto Mirko Savoretti, va in bocciata. Intanto è terminato il time out per la Bovide Marino, ma attendiamo la bocciata da parte di Mirko Savoretti, che va al tiro, colpisce Mirko, ferma addirittura anche sul gioco, realizza i due punti Mirko. Ma ritorniamo sul nostro campo
live, dove c'è stato il tiro sulla boccia del punto da parte di Giuliano. Il pallino è andato giù alle tavole di fondo, avete visto che ha bocciato Giuliano Di Nicola al posto di Luca Santucci per terminare le proprie bocce. Ora Luca ne ha due a disposizione, il punto è ancora a favore dell'MP Filtri Caccialanza. Ora si consultano. I due portacolori della Boville Marino. Decino di bocciare una boccia corta. Luca Santucci al tiro sulla boccia corta sotto la tavola di sinistra. Colpisce perfettamente, riesce a conquistare il punto, un punto molto stretto sul pallino, molto ravvicinato. Tanto altra bocciata per Mirko Savoretti. Ora consulto tra Luca Viscusi e Marco Luraghi, che dà qualche istruzione. Ora va Luca. Colpito, credo, la boccia dichiarata. Forse non è riuscito a conquistare il punto, infatti stecca in orizzontale. Ed ora Luca Santucci, possibilità di inserire anche il secondo punto. Vediamo se ci riesce, perché lo spazio è davvero stretto. La tavola di fondo, intanto si accende il tifo per l'MP Filtri Caccialanza. Su un buon accosto da parte di Luraghi Paolo, la corsia a fianco. Un punto solo conquistato dalla Boville Marino, che va in perfetta parità. Ora due pari. La corsia 3. Andiamo caccia! Ed ora di nuovo l'impostazione del gioco da parte di Giuliano. Ultimo riquadro, laterale sinistro. Vediamo come imposterà il gioco Giuliano. Sembra ben giocata, la sua boccia scorre sul laterale sinistro. Primo accosto di Giuliano, si aggira intorno a una trentina di centimetri. Vedremo il tiro da parte di Luraghi Marco, che colpisce, riesce anche a conquistare il punto. Quindi parità, Giuliano di nuovo in accosto, ultima boccia a disposizione per lui, ultimi due set di coppie, e devo dire ultimi due set molto importanti per entrambe le formazioni, visto il punteggio. Nuova bocciata per Marco Luraghi. Bocciata abbastanza lenta, colpisce il punto, attenzione alla tavola di fondo che forse fa fuoriuscire la boccia della Boville Marino. Attendiamo l'esito da parte dell'arbitro Lorenzini Davide, dichiarato che il punto a favore dell'MP Filtri. Va il tiro, Mirko Savoretti sul campo a fianco, colpisce, c'è uno scarico sul pallino da parte di Mirko. Punto rimane a favore della Boville Marino. Attenzione, perché forse c'è un momento di difficoltà per la MP Filtri Caccialanza su entrambe le corsie di gioco. Sembra avere la meglio la Boville Marino in questo frangente, o in questa tornata, su entrambe le corsie. Però vedremo. Ora imposta un altro accosto ravvicinato.
Luca Viscusi chiede qualche informazione all'arbitro, va sul pallino, chiede la conferma da parte del proprio compagno, del proprio capitano, conferma sulla dichiarazione e va sul pallino. Luca Viscusi, bocciata lenta per lui, colpisce il pallino, avete visto, si è spostato, quindi bocciata regolare. Punto dovrebbe essere a favore dell'MP Filtri Caccialanza. E ora ultima boccia per Luca Santucci, che attende però il proprio compagno di squadra Facciolo Fabrizio sull'altra corsia a fianco. E adesso Luca Santucci taglia tutta la corsia di gioco. Gioca in difesa questa volta la Boville Marino. Colpito un ottimo pallino. Colpito un ottimo pallino Luca Viscusi. Conquistato così 3 punti. Quindi si va sul 5-2 e c'è il timeout chiesto dall'MP Filtri Caccialanza, tratto Dario Bracchi. Timeout chiamato anche per tranquillizzare un po' dopo questa enfasi, questo bellissimo tiro sul pallino da parte di Luca Viscusi. Quindi 5-2 per il momento il parziale alla corsia numero 3 e 2-0 è il parziale sempre a favore dell'MP Filtri Caccialanza sulla corsia 4. E credo che ci sia il timeout chiesto anche da Mirko Savoretti sulla corsia a fianco. O forse no. Adesso c'è un consulto tra Mirko Savoretti e Fabio Palma. Non si è ben capito da farsi. Intanto c'è l'accosto da parte di Palma Fabio. Credo che porti a casa i 2 punti tranquillamente, forse anche 3, la corazzata della Boville Marino sul campo 4. Ora in posta Marco Luraghi, pallino postato nell'ultimo riquadro della corsia numero 3, sempre defilato sul laterale destro. Tanto forse Fabio Palma risparmia un punto alla MP Filtri. Tanto gioca primo accosto Luca Viscusi, posta molto bene, boccia e sola, superato il pallino di pochi centimetri. E ora va il tiro, bocciata lenta per Luca Santucci, che prova a rimanere sul gioco con questo tiro. Ha colpito, però le 2 bocce avanzano sulla tavola di fondo. Intanto ha conquistato i 3 punti Fabio Palma e Facciolo Fabrizio, 3-2 il risultato sull'altra corsia. Luca Viscusi, secondo accosto per lui. Intanto ne approfitto per salutare gli amici di Vigagio che ci stanno seguendo. Saluto Andrea Martini
e invito il pubblico ad iscriversi al nostro canale YouTube Avelia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette. Iscrivetevi anche ai nostri canali social, Instagram e Facebook. Secondo accosto corto però per Luca Viscusi, che lascia una sessantina di centimetri. Si attende il tiro di Mirko Savoretti, partito sul pallino subito Mirko Savoretti, gioca l'attacco, la MP Filtri caccia lanza su entrambe le corsie. Di Nicola riesce a conquistare il punto con questo suo accosto, punto che supera il pallino di una trentina di centimetri, poco più. Ora consulto tra il capitano e Luca Viscusi. Marco gioca in accosto, vedremo come sarà l'accosto di Marco, forse leggermente corto, però sta ancora girando, non ha spinto a sufficienza. Non ha spinto a sufficienza il capitano Marco Luraghi. Tanto altro time out sulla corsia a fianco da parte della Boville Marino. Altro accosto per Giuliano. Potrebbe portarsi a casa tre punti preziosi la Boville Marino. Vediamo se ci riesce con questo accosto Giuliano, che forse rimane leggermente corto alla misurazione. Lorenzini, Davide, rimane il punto a favore dell'MP Filtri, scusatemi, rimane un solo punto conquistato dalla Boville Marino. Ora Giuliano dà qualche istruzione, da qualche istruzione a Luca Santucci, che gioca ora la sua ultima boccia in accosto. Potrebbe aggiudicarsi due punti e andare sul 5-4. Vediamo se ci riesce Luca Santucci, proprio così. Quindi 5-4 parziale di questo secondo set di coppia. Giuliano se la ride con il proprio compagno di squadra, imposta già il gioco. Pallino impostato sul laterale sinistro per la Boville Marino e gioca in accosto Giuliano. Imposta molto bene la Boville Marino. Si gira intorno a una quarantina di centimetri. Va il tiro Marco Luraghi. Bocciata lenta per Marco. Colpisce perfettamente. C'è un rimpallo sul pallino. Attenzione perché la tavola di fondo premia la Boville Marino. Intanto quest'oggi regia di Avelia, coordinata da Andrea Colognese. Dalla telecamera Robert Fracaroli, al commento il sottoscritto Alex Veronese. Gioca in accosto Luca Viscusi, la sua prima boccia a disposizione, accosto forse leggermente corto, che infatti
Sì, riesce comunque a conquistare il punto Luca, anche se la prospettiva mi ingannava un attimo. Di Nicola. Gioca il suo ultimo accosto. Anche Di Nicola riesce a conquistare il punto, anche se lascia un po' di spazio all'MP Filtri Caccialanza. Sembra quasi che in questa direzione le bocce si fermino in fretta. Forse è solo una mia impressione. Ora vedremo il tiro sulla corsia a fianco da parte di Mirko Savoretti. Bocciata lenta per Mirko. Bravo Mirko. Non sappiamo quanti punti possa aver conquistato Mirko Savoretti con questo tiro. Un solo punto, avete visto Gaetano Benzoni. Attenzione, perché intanto c'è l'errore da parte di Marco Luraghi. Quindi si porta in parità l'MP Filtri Caccialanza sulla corsia 4. C'è stato il liscio da parte di Marco Luraghi dalla corsia 3 ed ora Luca Viscusi, costretto a giocare in accosto la sua ultima boccia. Punto rimasto a favore della Boville Marino, con Luca Santucci che ha ancora due bocce a disposizione. Tabellino di punteggi recita 5-4. Bocciata per Luca Santucci, bocciata lenta alla boccia del proprio compagno. Ha colpito, volevano scaricare il pallino e portarlo sul laterale sinistro, non ci sono riuscito. Vedete Luca Santucci un po' perplesso su questa bocciata. Si sta consultando con Giuliano Di Nicola, vedremo quale sarà la decisione da parte di Luca, che dovrebbe andare al tiro sul primo punto. Infatti è proprio così, Luca colpisce, però non riesce a colpire dalla parte buona. Portano a casa due punti l'MP Filtri Caccialanza, che si porta così sul 7-4. Avevo ancora forse una volta invertito i punti, ma ora ho aggiornato la grafica. Quindi 7-4 in vantaggio a MP Filtri Caccialanza. Ha rischiato comunque di pagare i 4 punti nella tornata precedente. Ora imposta Luca verso l'ultimo riquadro. Pallino sempre spostato sul laterale sinistro. Imposta molto bene Luca Viscusi. Vedremo la risposta da parte di Giuliano, che finora ha giocato un buon match a mio avviso. Ora in arrivo l'accosto di Giuliano, che gira bene sul pallino. Forse riesce a conquistare il punto, infatti è proprio così, chiamato in bocciata il capitano Marco Luraghi. Va il tiro di sopramano, Marco Luraghi colpisce pulita la boccia del punto. Abbiamo il replay del tiro, intanto c'è una bella bocciata importante per Mirko Savoretti sul campo a fianco. Concentrazione da parte di Mirko. C'è stato l'errore però da parte di Mirko Savoretti, una bocciata un po' impegnativa anche, si è messo proprio in diagonale, non ha colpito Mirko. Ma ritorniamo al nostro campo numero 3.
campo dove siamo collegati dalle 17 circa in questa semifinale di Coppa Italia per club. Sbavatura in fase di accosto per Giuliano, e ora guarda, si volta Luca Santucci, guarda il tabellone dei punteggi. Credo che, non so, penso vada al tiro sul pallino Luca Santucci. Provano, anzi no, colpito la boccia del punto, capito male la dichiarazione. Quindi difende il punto di Giuliano Di Nicola Luca Santucci, e ora è il turno di Viscusi, che temporeggia un attimo. Raccoglie un altro punto sul campo a fianco la Boville Marino. Si va sul 4-3. E ora Luca Viscusi è pronto a giocare in accosto la sua ultima boccia a disposizione. Gioca molto bene Luca Viscusi. Riconquista il punto. Mette il virtuale. Ottavo punto a terra, e ora ultima boccia per Luca Santucci. Va il tiro Luca, bocciata molto importante per lui, che l'ha colpita. Forse c'è stato anche uno scarico, sì, alle tavole di fondo. Ci sono due punti e ci sono 70 centimetri di spazio per il capitano Marco Luraghi per mettere il sigillo a questo secondo set di coppia, dove lo farebbero andare sul risultato parziale di 4-7-3. In arrivo l'ultima boccia di Marco Luraghi, che ha tutte le carte in regola per non conquistare il punto. Sembrava quasi fatta per l'MP Filtri Caccialanza, e invece no. 7-5. Quindi di nuovo tutto aperto in questo secondo set di coppia, dove aveva la possibilità di chiudere l'MP Filtri Caccialanza, ma non c'è riuscita con questo accosto timido da parte di Marco Luraghi, che ci è mancato davvero poco, insomma, per la conquista del punto. Ed ora giocano sempre nell'ultimo riquadro, sempre sul laterale sinistro, la corazzata della Boville Marino. Pallino dalla tavola di fondo dista, scusatemi, dalla tavola laterale dista una 25-30 centimetri, poco più. Primo accosto molto buono da parte di Giuliano, che costringe al tiro Marco Luraghi. Va il tiro Marco. Bocciata lenta per lui, scende giusta in tempo. Scesa giusta in tempo la bocciata di Marco Luraghi. La tavola di fondo, forse ci vuole la corda metrica. Intanto c'è una bocciata di volo sul campo 4. L'esegue Facciolo Fabrizio, avete visto da questa inquadratura, esecuzione perfetta da parte di Facciolo. Vedete il punteggio parziale di 4-3 a favore di Boville Marino sulla corsia 4, invece comanda l'MP Filtri Caccialanza per 7-5 alla corsia 3, dove vedete inquadrato ora Giuliano, che gioca ora il suo ultimo accosto. Vedete la propria boccia che piega verso sinistra, conquista un altro ottimo punto uguale a prima, quello che ha detto Giuliano.
va il tiro Luraghi. Marco colpito, attenzione perché c'è lo scarico sul pallino, vedete che corre sulla corsia opposta a Marco Luraghi. Si dispera perché il punto rimane a favore della Boville Marino ed ora vedremo la decisione da parte di Luca Viscusi, che forse potrebbe anche provare un'alzatina sulla boccia di Marco Luraghi sul secondo punto. Vedremo se la penseranno così. Intanto vanno alla visione del gioco, va alla visione del gioco Luca Viscusi. Si consulta Luca Viscusi con il capitano Marco. Intanto 4 pari, davvero entrambe belle partite. Ora va il tiro sul secondo punto Luca Viscusi, bocciata lenta come avevo previsto. Colpisce perfettamente con la propria boccia, Luca Viscusi riesce a rimanere sul gioco, propria boccia appoggiata al pallino. Secondo e terzo punto a favore della Boville Marino. Ora vedremo Santucci Luca che si sta consultando con Giuliano. Va a visionare il gioco anche Santucci Luca. Intanto ha un'altra boccia a disposizione Luca Viscusi e 2 bocce in mano per Santucci Luca. Parziale di 7-5. Si attende il tiro sul campo a fianco. Altro errore per Mirko Savoretti. E ora torna Luca Santucci. Scopriremo la sua dichiarazione. Dichiarato il punto Luca Santucci. Non credo effettuerà una bocciata proprio lenta, infatti è proprio così. Va deciso sul punto, riesce a colpirla. Attenzione perché mette a terra forse 2 o 3 punti, infatti 3 punti messi a terra dalla Boville Marino. Attenzione perché c'è il virtuale 7 a terra per loro. E ora Luca Viscusi ha l'ultima boccia in mano e una boccia in mano anche per Santucci Luca. Quindi attenzione perché se prospetta una tornata decisiva questa, sicuramente se ci sarà occasione ci proverà la Boville Marino a chiudere qui il secondo set di coppia a costo forse corto. Attenzione per Luca Viscusi che da questa inquadratura mi sembra che gli lascia addirittura tutti e 3 i punti. 1 sicuro, forse 2 o forse 3, ce lo dirà tra breve l'arbitro di partita Lorenzini Davide, che sta misurando. Intanto c'è il time out della Caccialanza sul campo a fianco. Sono 2 i punti, attenzione perché può chiudere ora la Boville Marino questa circostanza. Nella tornata precedente poteva chiudere l'MP Filtri, invece in questa tornata può chiudere la Boville Marino. Santucci Luca, tutto nelle sue mani in questo suo ultimo accosto. La indirizza va sulla tavola di sinistra, sembra girare molto bene la boccia di Luca Santucci che forse rimane leggermente corto, forse arriva. Vince Luca Santucci e Giuliano Di Nicola, si impongono per
8-7, quindi volano per il momento sul 4-3, ma ci spostiamo subito sul campo a fianco dove c'è il perfetta parità. Il match sempre tra Bouville Marino e MP Filtri Caccialanza. Tanto ora vediamo di sistemare la grafica. Per il momento vantaggio di 4-7-3. Tanto vantaggio di 4-7-3 per la Bouville Marino. Avete visto il replay grazie alla regia attenta di Avelia HD. Splendissima bocciata quella di Mirko Savoretti, che ferma sul gioco, realizza due punti. Ora va al tiro il capitano Palma Fabio, colpito il secondo punto, e ora davvero un grandissimo spettacolo di giocate proposte da questi super campioni in campo. Di nuovo il tiro Fabio Palma, colpisce pulita la boccia del punto. Attenzione, perché forse la tavola di fondo premia l'MP Filtri Caccialanza con due o più bocce, due punti. Ora Facciolo Fabrizio. Facciolo Fabrizio gioca un attimo buon accosto. Attenzione, perché forse si appoggia sul pallino. Davvero un altro bellissimo accosto quello di Facciolo Fabrizio. Forse la sua boccia è proprio appoggiata sul pallino. Ora vedremo il tiro oppure l'accosto da parte di Paolo Luraghi. Quindi ci si gioca tutto in questo campo, in questo secondo set di coppia, dove per il momento vede avanti Bouville Marino per 4-3. E ora tutte le bocce giocate saranno molto importanti per entrambe le squadre, perché sicuramente la Caccialanza proverà il tutto per il tutto ad andare ai pallini. Ora 5-4, ci ha provato Paolo Luraghi ma non c'è riuscito a conquistare il punto, era davvero molto difficile, però ci ha provato, quindi imposta corto. Facciolo Fabrizio gioca il suo primo accosto. Imposta molto bene. Il punto si aggira intorno a una ventina di centimetri. Intanto, come mi fanno notare dalla chat, quasi 1000 spettatori in live sul nostro canale YouTube Avelia HD. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al nostro canale e grazie per essere sintonizzati con noi. Va il tiro Mirko Savoretti, c'è l'errore sul pallino da parte di Mirko. Ora altro tiro sul pallino da parte di Mirko. Vedete che prova a trovare la posizione corretta per colpire. La concentrazione da parte di Mirko. Doppio errore per lui sul pallino. Ed ora tutto nelle mani di Paolo Luraghi. Abbiamo il replay dell'errore, forse l'ha saltato
di pochi centimetri. Colpisce Paolo Luraghi, attenzione perché vediamo se il pallino avanza verso la tavola di fondo. Non riesce a portarlo in avanti. Ed ora attenzione perché Facciolo Fabrizio sicuramente proverà a coprire la visuale sul pallino a Paolo Luraghi, che ha l'ultima boccia in mano. E qui c'è l'occasione per la Boville Marino, ma è ancora presto perché c'è spazio per Paolo Luraghi. 5-4 il parziale, davvero partita da cardiopalma per gli appassionati di bocce. Credo che sia proprio questo lo spettacolo, l'alto livello da vedere. Realizza il punto Paolo Luraghi. Ora il capitano Fabio Palma va al tiro. Fabio ha colpito, attenzione perché fuoriesce la boccia dell'MP Filtri Caccialanza, quindi può accontentarsi di due punti Fabio Palma, oppure non so se proverà una magia. Si accontenta di due punti Fabio Palma, può andare sul 7-4. 7-4. E ora altra tornata da cardiopalma. Intanto saluto l'amico Stefano Destro, sempre collegato con Aveglia HD. Posta sempre corto Facciolo Fabrizio. Gioca ora la prima boccia, ha sistemato un attimo la pedana prima di rilasciare il suo primo accosto. Si concentra, boccia molto importante da parte del regista della Boville Marino, che gioca un accosto stupendo, mi viene da definirlo così. Va il tiro Mirko, colpisce Mirko il pallino, prova a riscattarsi Mirko Savoretti dai due errori fatti in precedenza. Ora comanda il gioco alle tavole di fondo con il primo punto che si aggira intorno a una cinquantina di centimetri, forse qualcosina in più. Va il tiro sulla boccia corta il capitano Palma Fabio, colpisce Fabio, attenzione perché con la propria boccia rimane sul gioco e l'altra va alle tavole di fondo, ma sulla parte opposta. Quindi Facciolo Fabrizio chiamato così dire agli straordinari per strappare i punti, il punto alle tavole di fondo. La caricata subito sotto la tavola di sinistra, sembra molto corto però l'accosto di Facciolo Fabrizio, infatti non arriva a conquistare il punto. Non so se la boccia di Facciolo Fabrizio, vista che l'ha fatta scorrere molto sulla tavola di sinistra, magari l'ha frenata un po' di più. Vedete che anche la boccia di Palma Fabio non riesce ad arrivare giù alle tavole di fondo. Non so se è il fattore sponda o seppure è proprio il campo che, come dire, lega un po', quindi ci vuole molta spinta. Attenzione perché rischia l'impatto con la tavola laterale. Paolo Luraghi rischiato l'impatto con la tavola laterale sinistra e non è riuscito ad inserire il secondo punto. E qui devo dire che c'era l'occasione per MP Filtri Caccialanza, lo spazio c'è,
però come possiamo vedere è difficile giocare in questa parte del campo. Vediamo se Paolo questa volta riesce a inserire il terzo punto. Sì, vedete che ci riesce appena, davvero difficile giocare, davvero difficile giocare in questa, questo punto del campo. Ora consulto Mirko Savoretti e Duraghi Paolo. Mirko gioca anche lui in accosto, quindi c'è la possibilità di andare sul 7 pari e giocarsi tutto all'ultima tornata. Vediamo se Mirko riesce. Forse è molto corta la boccia di Mirko, infatti l'ha vista subito, neanche giocata la boccia da parte di Mirko Savoretti. Quindi 7-6 è in posta MP Filtri Caccialanza con Paolo Luraghi. Gioca il pallino sul laterale destro, sempre nei pressi dell'ultimo riquadro. In posta il primo gioco, il primo accosto Luraghi Paolo. Posta molto bene Paolo, costringe subito alla bocciata il capitano Palma Fabio. Va il tiro, Fabio colpisce tavola di fondo, dovrebbe premiare la Boville Marino, infatti è proprio così. Secondo accosto ora per Paolo Luraghi. Pallino non si è mosso, sempre nello stesso punto di prima. In arrivo un altro bel accosto da parte di Paolo, anche se rimane questa volta corto. Ha uno spazio, una cinquantina centimetri di spazio Fabio Palma o Facciolo Fabrizio. Infatti Facciolo pensa di andare all'accosto. Taglia tutta la corsia di gioco Facciolo Fabrizio, con molta scioltezza gioca il suo primo accosto. Sembra ben tirata, anche se forse leggermente lunga, trova un leggero impatto sul pallino. Tendiamo, vediamo se la boccia ha fatto più di 50 centimetri, infatti è proprio così, quindi il pallino viene riposizionato. Ora Fabio Palma. Ha dichiarato la boccia del punto, quindi provano a difendere l'accosto di Facciolo Fabrizio. Ha colpito il capitano. Forse due o tre punti realizzati, poco importa in questa circostanza. Mirko Savoretti. A consulto con i propri compagni, il proprio compagno Paolo Luraghi. Tanto chiama il tempo, giustamente, Gaetano Benzoni. Va il tiro di sottomano sul punto Mirko Savoretti. Bocciata determinante per Mirko, che ha colpito, ferma sul gioco, forse realizza addirittura due punti, attenzione. Vediamo se Facciolo Fabrizio la giocherà lunga o meno, intanto c'è il replay della bocciata. Si scalda sempre di più il pubblico numeroso qui a Possaccio, che un po' tutti quanti dicono la sua sintesi. Gioca lungo Facciolo Fabrizio e Mirko ci prova a chiudere.
bocciata importantissima per Mirko, che prova a portare l'MP Filtri Caccialanza ai tiri sul pallino per sperare nella finalissima contro Possaccio. Bocciata di sottomano per Mirko, che ha colpito! C'è la carica da parte di Mirko Savoretti, che porta i pallini l'MP Filtri Caccialanza, quindi finisce in perfetta parità, 4 pari, questo bellissimo match, questo bellissimo incontro. Rivediamo il replay di Mirko Savoretti, che appena l'ha lasciata ha gridato subito c'è, avete visto, ha cambiato la propria boccia e quindi si ripaga con questo tiro Mirko Savoretti. Ora tutto da giocarsi, i pallini, breve spazio alla regia e poi ci ritroviamo qui in diretta per gustarci questi pallini, sempre qui dalla bocciofila di Possaccio. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Allora siamo rientrati dalla bocciofila di Possaccio, siamo rientrati giusto in tempo anche per aggiornare la nostra grafica, dove abbiamo pronti i tiri sul pallino. Allora, intanto per la formazione Boville tirerà Santucci Luca, Di Nicola Giuliano e Palma Fabio, non sappiamo ancora l'ordine. Poi Luca Viscusi per Milano, Marco Luraghi e Savoretti Mirko. Ora vedremo chi sarà il primo ad effettuare il tiro sul pallino corto. Ricordo, si tirerà tre pallini corti, tre pallini ai medi, tre pallini lunghi. Vedremo chi darà il via a questa semifinale combattuta, come vedete, fino all'ultimo. Credo sarà Palma Fabio a partire con il tiro sul pallino corto. Ora staremo anche a scoprire se la nostra grafica funzionerà, tanto presumo che ci sarà un silenzio di tomba, quindi anche il mio commento sarà un po' più sottovoce. Parte il capitano Palma Fabio, colpisce. Di nuovo Fabio Palma. Secondo pallino colpito per Fabio Palma. Vediamo se prova il 3 su 3. Il capitano. Colpisce, quindi unplaying per Fabio Palma. Ora per MP Filtri caccia lanza Luca Viscusi. Colpisce Luca, 3-1 per il momento. Buono anche il secondo tiro sul pallino, 3-2. Tre pari. Quindi perfetto equilibrio in questi primi tre tiri. Nella posizione corta. Ora ci spostiamo sulla linea dell'Achito per la Boville Marino di Nicola Giuliano. Va Di Nicola, primo pallino per lui. Colpisce. Quasi una sorta come di rigore in questa circostanza. Secondo pallino per Giuliano, colpito in pieno.
quindi per il momento 5-3. Ultimo tiro per Giuliano, che mette molta pressione all'MP Filtri Caccialanza. Per il momento tutto perfetto per la Boville Marino, ed ora MP Filtri Caccialanza che risponde con Mirko Savoretti, protagonista dell'ultima bocciata, dove ha portato proprio l'MP Filtri a questo spareggio sui pallini. Primo pallino sbagliato da Mirko. Va ora con il suo secondo tentativo. Colpisce, quindi 6-4. Fallito il primo tiro sull'Achito Mirko Savoretti, e ora gioca, o meglio tira, il suo ultimo pallino. Va Mirko, colpisce, rimane, fa rimanere in gioco l'MP Filtri Caccialanza, 6-5. Si rammarica per il primo pallino fallito, ci è passato comunque davvero molto vicino. Vedete Mirko che si rammarica sicuramente per il primo tiro. Comunque rimane in gioco l'MP Filtri Caccialanza ed ora Luca Santucci. Colpisce Luca, finora performance di Boville Marino perfetta. Colpisce ancora e si va quindi sull'8-0, match ball, come mi suggeriscono. Luca Santucci, ultimo pallino, colpito, e quindi vince la Boville Marino e si qualifica per la finalissima. Guardate il grande abbraccio da parte della Boville Marino, c'è anche un volo eclatante da parte di Giulio Arcangeli, speriamo non si sia fatto male. Davvero scatenato Giulio Arcangeli. Davvero scatenatissimo il CT della Boville Marino. Vince quindi questo bellissimo match ai pallini la Boville Marino, e quindi domani finalissima con la bocciofila Possaccio in diretta alle 9:15 sulla TV web federale. Ora da Alex Veronese è tutto per questa cronaca, ci vediamo domani in diretta sulla piattaforma web con il commento di Giorgio Macellari e Angelo Papandrea. E ora linea alla regia e buona serata a tutti.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere mille colori. Più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.